Allora, dottor Marturano, partiamo innanzitutto dal tema proprio dell'acqua, che è una risorsa per definizione strategica, ma contemporaneamente scarsa, come ci insegnano i buoni libri di economia. Come si gestisce oggi, a fronte soprattutto del tema della siccità, a fronte del tema della scarsità della risorsa a causa appunto della carenza di acque piovane, come si gestisce l'acqua e come la si ottimizza, soprattutto considerando la necessità di fare arrivare alle famiglie delle modalità, diciamo, culturali, oltre che operative, di risparmio Ma allora, dell'acqua? ci si potrebbe Domandone. fare, come dire, Un intero convegno. un migliaio di tesi di laurea con un intero convegno. Io rispondo, peraltro, come dire, con il limite della competenza di chi si occupa della comunicazione e quindi non della gestione. Però il tema è in una parola, fondamentalmente, che è una parola però che nell'idrico per tanto tempo forse è un po' mancata. Parlo in Italia, altrimenti non avremmo in alcune latitudini, soprattutto su alcune aziende, i problemi che ci sono, cioè la parola investimenti. Perché per tanto tempo si è considerato l'idrico sostanzialmente come l'acqua è un servizio, è un bene naturale, tra l'altro in un paese come il nostro che è praticamente, come dire, calato dentro i mari, no? E quindi si è sempre pensato che in fondo le aziende idriche dovessero gestire quello che era stato investito precedentemente e mantenere, e con quello, come dire, offrire la migliore acqua possibile come servizio. Nel tempo si è capito che vuoi che cambiava la gestione del pianeta, l'ambiente e tutto quello che stiamo vedendo del climate change, vuoi che non esiste nessun ambito, tantomeno uno ad alto valore umano, economico e sociale come quello dell'acqua, che possano essere solo manutenuti, no? E quindi la gestione è cominciata a diventare negli anni, e devo dire in Lombardia abbiamo delle eccellenze. Da questo punto è la cosa interessante che ce l'abbiamo in particolar modo nella gestione pubblica, no? Che hanno cominciato a investire per cambiare le reti e rimodernarle e per esempio contrastare una cosa che sembra piccolissima ma che è decisiva come quella delle perdite idriche, su cui peraltro esistono ed esistevano anche delle sanzioni europee pesantissime, su cui anche le aziende lombarde erano, come dire, a rischio fino a poco tempo fa. Gli interventi che sono stati fatti nel tempo hanno consentito, prendo proprio l'esempio del tema di cui abbiamo parlato nell'evento di oggi, quello della siccità, noi abbiamo avuto in particolare in alcuni territori, quello nostro Brianzolo è stato uno di questi, un impatto inferiore di una crisi come quella che c'è stata, proprio perché gli interventi sulle perdite idriche, sulle reti, e anche sulla gestione dei pozzi e così via, ha determinato che province come la provincia di Monza e Brianza abbiano risentito molto di meno della crisi siccitosa, anzi addirittura noi abbiamo fatto provviste per emergenza di acqua per alcune province vicine che invece erano molto più colpite dalla siccità. E così è per esempio nella capacità di aziende come Brianzacque, ma come altre, di contrastare i due temi. Uno era questo della siccità, ma l'altro è quello delle bombe d'acqua, altro effetto clamoroso dei cambiamenti climatici, che sono un danno non solo perché mettono a rischio, come purtroppo abbiamo visto nelle Marche, ma prima in Germania e lo rivediamo anche in questi giorni complessi per il clima. Mettono a rischio le vite, mettono a rischio le città, mettono a rischio l'economia, perché essere soggetti a un fenomeno meteorologico che diventerà sempre più frequente, che non governiamo noi, cioè anche se raggiungessimo tutti gli obiettivi 2030 dell'ONU, comunque non lo governiamo più, e non avere la gestione di come impatta sul territorio è un dramma che danneggia economicamente, e ci sarà una competizione nel tempo che secondo noi c'è già e a cui aziende come Brianzacque cercano di contribuire invece in positivo, no? Nell'aiutare i territori a non essere soggetti a un
uno svantaggio competitivo determinato dall'impatto del clima sul proprio territorio. E, per esempio, avere la capacità di mettere in tariffa e realizzare tante vasche volano, come sta facendo la Brianza, in tantissime zone che erano e sono colpite più delle altre dalle bombe d'acqua e dagli effetti anche sulle esondazioni e sulle reti. Mettere anche oramai in progettazione, tra l'altro è interessante quello che è venuto fuori nell'evento di oggi, perché è venuto fuori un esempio danese presentato come una specie di miracolo laico che si può realizzare nell'idrico rigenerando territori, anche intervenendo su questi problemi. E noi vedevamo questo elenco e guardandolo ci dicevamo: caspita, questo lo stiamo già facendo. E tra questi, per esempio, i parchi dell'acqua, che sono un modello che viene dal nord Europa e che noi abbiamo cominciato a realizzare. Oramai siamo al terzo realizzato e inaugurato e stiamo andando avanti, e i parchi dell'acqua sono una forma di contenimento e prevenzione rispetto ai problemi del climate change e delle bombe d'acqua, e contemporaneamente offrono un nuovo bene di bellezza al territorio e alle famiglie. Addirittura la provincia di Monza, che organizza ogni anno questo evento promozionale turistico che si chiama Ville Aperte, in cui promuovono le ville di delizia della Brianza, da quest'anno ha deciso che inserirà i parchi dell'acqua tra i luoghi di attrazione, di bellezza e turismo per il territorio in maniera più ampia, per anche i turisti lombardi. E se pensiamo che stiamo parlando di un'opera infrastrutturale utile a tutelare le città dai danni del climate change, è abbastanza straordinario.